Sindaco, sì. Com'è andata questo incontro? È stato un incontro positivo, ringrazio il prefetto che comunque ha ascoltato le parti, quindi l'ATER e gli inquilini, e di fatto ha condiviso la necessità di fare un immediato sopralluogo tra ATER, il direttore dei lavori e gli inquilini per fare la corretta valutazione dei danni. Quindi un sopralluogo non era stato ancora fatto? A un sopralluogo dal quale emergessero con chiarezza i danni subiti all'esito dei lavori e gli altri interventi che ATER deve fare per poter consentire alle famiglie di rientrare, evidentemente no, non era stato fatto in precedenza da ATER e gli inquilini, e quindi è necessario che si faccia in tempi brevissimi. Piero Zambon, com'è andato questo incontro? Lei ha rappresentato le doglianze degli inquilini innanzi al prefetto, com'è andata? Verranno a fare un sopralluogo? Hanno detto di sì, che verranno i tecnici dell'ATER e verranno a valutare quello che c'è da, insomma, quello che c'è da valutare, poi che le piccolezze, le piccole cose le faranno, altre poi che la casa chiaramente non la possono mettere a nuovo. Presidente, massima disponibilità dell'ATER per affrontare la vicenda di via Adamoli, si farà un sopralluogo? Sì, facciamo a breve un sopralluogo congiunto con il direttore dei lavori, con l'impresa, con i nostri inquilini, proprio per vedere nei dettagli quelli che sono appunto i danni sia al mobilio ed eventuali lavori di piccola manutenzione che devono appunto ancora essere perfezionati. Al tavolo, Presidente, si è parlato di un'ipotesi di risarcimento? Ma si è parlato soltanto, ecco, intanto del sopralluogo per verificare i danni. Voi sostenete ancora di essere parte lesa in questa vicenda, tanto quanto gli inquilini? Noi in questo momento abbiamo soltanto l'interesse a far rientrare i nostri inquilini.